Ne è apparsa un'altra. Ma porca. Non si può mai lavorare tranquilli. Ehi. In città si dice che ora sei uno dei nostri. Le congratulazioni sono d'obbligo. Che ne diresti di una rivincita? Dopo il nostro ultimo incontro non vedevo l'ora di combattere ancora. D'accordo. Ah, ti direi che questa volta non ci andrò tanto leggero. Ma la verità è che non ci sono mai andato leggero. Quindi vuol dire che la prima volta facevi schifo uguale? Best of luck. Cioè, scusami. Questo è il significato intrinseco. Perfetto. Prosciuga PA. No, è vero, io mi confondo sempre. L'elettricità non ha il prosciugamento. Me lo confondo continuamente. Tanto di sicuro fa l'ecolocalizzazione anche lui. E noi potenziamo PA. Dobbiamo già partire di 7 meraviglie qua. E infatti. Che t'avevo detto? Limatura di ferro, quindi ci rende conduttivi ancora di più. Va bene, va bene, va bene. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Che tanto il culo ve lo faccio lo stesso. Ok, confuso. Speravo qualcosa di meglio, onestamente. Guarda un po' il caso. Anche lui conduttivo. Va bene, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Io intanto continuo la mia strategia. Karatezziamo metallico. Tutto questo in realtà è per l'amico accanto, perché se dopo me ne tira fuori un altro metallico, abbiamo ancora due risonanze, ancora un colpo e pam! Qua, dritto sul collo. Vediamo, tiragli fuori un metallo. Elettro. Metallo. Da pigliar culo da solo, fra. Da pigliar culo da solo. Un colpo. Uno. Me ne serve. Uno solo. 3, 2, 1. Tung! Addio alla risonanza. Ops. Lo so. Tutto si basava sulla speranza che tu avessi un altro metallico dopo. Getto appiccicoso, dal bersaglio alla schivata nulla. Beh, oddio, aspetta, estremozione, bello questo. Getto appiccicoso in realtà non è male, sai anche per chi? Proprio per Digi & Tonic. Beh, ancora una volta me l'hai fatto vedere, bel combattimento, caro. Grazie, teso. E visto che già ci siamo. Bello, quello non ce l'ho. Non mi morire, mi raccomando, sopravvivi faccia di merda, non mi fare sette meraviglie questa volta, ti prego. No, 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 no. E che palle! Per una volta che non serve. Prossimo avversario, l'amante dell'umanità. Mi hanno informata che ora sei un capitano. Che dici di lanciare i dadi? Vai pure. Ho eliminato i punti deboli del mio algoritmo di combattimento. La tua sconfitta è una certezza statica, capitano. Mi sa che allora esploderai dopo. L'alternativa, eh? Lo so, lo so. Un altro? Un altro? Mamma mia. Sti combattimenti che iniziano così sono l'oro per noi. Peccato che regaliamo purtroppo punti ai nostri nemici, ma va bene lo stesso. Il fatto adesso che gli sputo in faccia ci dà un vantaggio. Oh, male. E ok, è il giambo d'oro. Ce lo leviamo già dalle scatole. Morirà per il veleno? Quasi. Peccato. Oh, mi sa che qualcuno vuole usare la mia stessa tattica qui. Allora, io intanto vado di carica. Non credo di uccidere la trifinge. Non credo. Però già ci avviciniamo. Lustione. Dai. Ah, cacchio. Allora, quella carta lì è buona. Due volte? Ah, quella carta lì è buona. Perché alla fine ti dà un bel boost, ma poi ti costringe a morire fra tre turni. Il punto è, chi cacchio rischia? Che se una battaglia si estende più di tre turni è la fine. Ma è uguale a lei. Stronza. Te lo sei meritato. Mamma mia, un altro colpo e crepi. Quasi, quasi. Dai, dai, ancora uno. Ci ho sperato. Ci ho sperato che la conduttività finisse
male che non l'ha fatto su di noi. Meno male. Alla fine la conduttività ha fatto il suo lavoro. Saremmo morti, ma va bene lo stesso. Mamma mia, Meredith. Sei una bestia assoluta, tu. Sei la donna perfetta qui. Perdere una volta è un'anomalia, ma due? Forse è arrivato il momento di rivalutare alcune idee preconcette con sui umani. Ben fatto, capitano. Questa volta senza virgolette. Ha una chance di usare automaticamente un'altra mossa casuale alla fine del turno. Ma non ti dice che non usa i PA. Comunque ci stavo pensando, e chi ne beneficerebbe effettivamente di più di un PA in più a inizio battaglia è proprio Meredith. Se gli diamo uno slot in più, possiamo poi rimettere anche Berserk. Bon, un PA in più. PA critici, che già lei critta Gesù, e Berserk nel caso di necessità. Schifo non fa avere più attacco. Ora ce n'è uno qua e gli altri tre qua in fondo. Vieni Meredith, si scende. Ah, qualcuno che non ho sfidato. Ma c'è Kuneko, ciao. Ok, il prossimo dei capitani, il creatore di muri, il bergamasco di questo gioco. Wallace. Molto bene, si dice in giro che ora sei un capitano. È il momento perfetto per ogni vincita, non credi? Ma credo proprio di sì. Questa volta i miei muri non cadranno tanto facilmente. Ho una creatura che sfascia i muri, fra. Te lo dico senza proprio giri di parole. Costruisci tutti i muri che vuoi, ma tanto non andrà come speri. Gli spariamo anche un 7 meraviglie. Gli spariamo anche 7 meraviglie. Sta strategia funziona fin troppo bene. Con te potenziamo subito i PA, che così al turno in cui utilizzerà i muri, eccoli lì infatti. Sai cosa, Meredith? Visto che effettivamente ecolocalizzazione ci servirà per quello con cui cambieremo, non te la tolgo. Non te la tolgo adesso. Aia. Bella sta animazione. Non l'avevo mai vista. Perfetto, il muro è andato e anche un semaforo se ne va. Ok Meredith, a questo giro tu cambi aspetto e vai in Avevoir. Oh no, lo spaccamaroni. Ok, e la prima è andata. Dubito che lo facciamo fuori l'altro, però almeno abbiamo continuato ad avvelenarli. Vum, 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 vum. Lo so. Sono sopravvissuto, grande. Però sono ustionato. Non mi demolisci tanto facilmente. Questa è nuova, questa non me l'aspettavo. E tu aspetta prima di fare qualsiasi cosa, o meglio, ci conviene? Ma sì, dai, di tipo vento. Comunque prende danno. È un pizzaiolo. Lo so. Me la son presa. Aia. Meno male. Grande capo. Massima scelta però di non attaccarmi, Vai di morso. È l'unica cosa che mi viene in mente da fare al momento. E tu uraganizzalo di nuovo, nel caso usi un muro. Noi siamo talmente veloci che lui proprio... Porca puttana. Questo non era incluso nelle cose in cui avrei pensato avrebbe fatto. Ancora uragano. Ma mi sa che... Oh, sopravvissuto, bravo. Andato. Come ha fatto a sopravvivere? Cos'è sta roba? Ah, potere fusione. Ah. Oh, come fa a sopravvivere il bastardo? Muori o cosa? Porca miseria. Perfetto, è andato anche questo. Nonostante i miei sforzi e le mie difese si sono sbriciolate, mi hai dimostrato ancora una volta che la tua strategia poggia su basi solide. Lo ben so. Ah, muro elementale con un turno in più, Il nostro muro elementare cosa ci fa? Niente, e sai che ti dico? Volentieri, un turno in più di muro elementale? Tutta la vita. Al modico costo di niente in più. Aspetta, ora che ci penso, qualcuno che fa della sua strategia il sonno c'è. Oh, capitano, mio capitano. Eccomi qua. E sai che ti dico? Dipende dal primo, però la strategia di questa battaglia potrei mettere Gin Tonic per buttargli su un po' di status. Al posto di Cat 5. Vediamo come gira.
Ehi, novellino, cioè capitano, mi hanno detto che ora siete nostri. Se vuoi combattere ancora, ho un po' di tempo libero prima del mio prossimo pisolino. Ci stai? Dai, Allora ricominciamo. Quello lì effettivamente a me manca. Non riesco a trovarlo da nessuna cacchio di parte, il maledetto. Però è partito subito col tardigrado. L'altra volta il tardigrado era la sua seconda creatura. Una partenza particolare Potenziamo CPA, visto che ce l'ha già anche lui questo. E ora Berserk. Questa è la strategia giusta contro di lui. Niente status Solamente tanta rabbia. E muro elementale che mi dura un turno in più ora. Grazie capitano di prima. E sai che ti dico, io continuo a sputarti. Però dobbiamo fare fuori il piromane. Lo so. Per quello volevo farlo fuori prima. Perché questo mi fa fuori i miei muri prima del tempo. Batterizziamoli. Pam. Le menate in faccia elettriche qua. E grazie ai critici mi ricarico anche Meredith per il prossimo turno. Ok, sai cosa? Se mi rimane in vita adesso ancora un turno il suo tardigrado e la creatura dell'altro mi crepa al prossimo turno, abbiamo fatto jackpot, che così non fa neanche la fusione. Ah, questa può essere cattiva. Questa può essere cattiva, però almeno gli assorbo un po' di PA prima del tempo. Sopravvissuto, grande. Dai che glielo facciamo fuori questo, Dai, crepa. Oh, maledizione. Scelta sbagliata, dovevi farlo su di noi, come procede la battaglia? Ho già vinto? Gin tonic, aia. Ok, ancora incazzato per il berserk, quindi possiamo cavarcela secondo me. Il Digin Rex, molto carina come fusione. Ok, lo crepiamo? No, perché è troppo resistente ora. Bella. Questa credo sia l'animazione di una fusione più bella che abbiamo visto fino ad ora. Il nostro meteorite contro di lui era bello, ma questa ancora di più. E sai che ti dico? Vai tu. Cambio strategia all'ultimo. Sette, meraviglialo ancora. E tu? Pisciagli addosso. Ancora un colpo. Questa è l'ultima. No, che palle, volevo usarlo la ranocchia. Non la usiamo quasi mai. Oddio, quasi mai no, però non abbiamo mai il tempo di farla splendere come dovrebbe. Questa non è stata difficile come battaglia. Ho perso di nuovo, ecco perché non mi fido del mondo della veglia. Ah, ecco, vedi allora che c'è una strategia che usa l'addormentarsi. Onesto, non credo sia affidabile come strategia, perché gli attacchi mentre dormi sì sono forti. Però, e ci rimangono gli ultimi due capitani. Una è Penny Dreadful. E stavo pensando cosa potrei togliere per mettere... Togliamo un attimo automazione. Ti permette di colpire anche i fantasmi, esatto. Aspetta, con qui... meglio ancora. Aspetta. La strategia continua a incrementarsi qua. Non ci avevo fatto caso che ne avevo una così. Allora non c'è neanche il problema. Certo, Meredith non potrà fare molto, ma... ci pensiamo noi. Allora, Penny Dreadful. Bene, guarda un po' il nostro nuovo Capitano Ranger. Sei qui per portarmi a fare un giro in città? O forse è qualcos'altro? Di un po', sei qui per un altro round sul ring con me? Ma certo. E guarda un po', sono anche pronto. Va bene, visto che siamo alla pari, questa volta non mi tratterrò. Finalmente. Guarda, l'unica cosa che può fregarti nella tua battaglia è il fatto che diventi fantasma. Per il resto, bello questo. Per il resto... Guarda, già la partita è iniziata male per te, mi dispiace, ma se ti tiro anche un 7 meraviglie sarebbe stato bello, ma non è successo, non importa, te lo tiro io. E tu, prima di farle diventare di vetro, fai un potenza PA, solo perché così con 7 meraviglie sono ancora in vantaggio, non per altro. Ti piacerebbe, eh?
ma sono venuto preparato questa volta. E anzi, se riesco ad ammazzarlo prima del tempo, per noi è meglio. Perché se adesso l'ammazzo, se adesso l'ammazziamo, a noi ci va di vantaggio. Ci va di vantaggio per un semplice motivo. Perché al prossimi due turni la sua creatura sarà ancora fantasma e morirà. Perché al terzo turno muori per essere fantasma. Prosciugamento. Dai, che sei di vetro. L'agnellotto. Il mortone era la pre-evoluzione. Beccate questo. E tu, karate metallizzali tutti. Lo so, va benissimo. Questa era la motivazione. Mi dispiace, prossimo turno sei morta, sorella. Oh no, invece è sparita. Questo non lo sapevo. Se muori da fantasma, si toglie l'effetto. Peccato. Mi sarebbe piaciuta meglio la mia strategia di prima, ma va bene anche questo. Va bene anche questa. Vum. Se l'ammazzavamo, basta così, ti serve qualche sganassone. Se l'ammazzavamo al turno prima era meglio. Ma ormai tutti usano sto mostro. Anche io, per carità, non sia mai. Sai cosa? Andiamo di Grimorio. E tu invece caricali tutti. Bella, carina. Come mancato. Quando mai è successo che l'abbiamo mancati? Mi sa che vuole fare il rituale, sai? Mi sa che vuole fare il rituale per tornare in vita al prossimo turno. Ma non se io prima ti abbatto con batterie. Ah, ma siamo noi che abbiamo la precisione abbassata. Ah, non ci avevo fatto caso. Cosa gli tiriamo? Stessa roba. Pam, pam. Non c'è strategia che regga questa combinazione. Porca troia. Io e Meredith siamo una coppia incredibile. A quanto pare hai vinto di nuovo. Immagino che ci sia una lezione per entrambi. Anche se non so che lezione sia. Quella parte la lascio a te. Il fatto che non devi mai sottovalutare l'avversario. Eccoci qua. Mi hanno segnalato che ora sei uno dei capitani Ranger. Un lavoro notevole, sei qui per la rivincita. Io non devo rivincitare nulla, sei tu che la vuoi. Sei tu che hai perso, non io. Ok, ho fatto alcune osservazioni tattiche che questa volta massimizzeranno le mie possibilità di vittoria. Massimizzare, non rendere certe. Ok, Malavardo e Fior di Fuce. Ok. Ottimo, già una buona partenza. Gente sbagliata è colpito, fra. Gente sbagliata. Potenziamoci. E così andiamo di pam pam, karate metallico due volte su di lui. Non più di due, perché così al prossimo turno gli rimane la risonanza se è un altro metallo qua sul collo direttamente. Ah, usiamo la strategia di cura qui, vedo, eh. Effettivamente lui mi ha dato la strategia giusta per la condivisione dei PA. Strategia che non utilizzerei, ma che comprendo. Sostanzialmente dovresti iniziare un personaggio con tanti PA, tipo 2 o 3 PA iniziale, la condivisione al compagno dei tuoi PA e la ricarica possibile dei tuoi PA. Comunque, 7 meravigliamoli e tu karate metallizzali. Tunk! Però due volte, non più di una. Perfetto, noi siamo ancora più veloci di Meredith, vero? Bravo. Bravo che ci rendi conduttivi. Perfetto. Allora, tu 7 meravigliali e tu un altro colpo di karate. Così al prossimo turno rimane la risonanza. E noi, vittoria facile. Sperando sempre che sia di metallo o vetro. Quella è la vera speranza. Perfetto. Uno di voi deve essere metallo o vetro. Nessuno dei due. Peccato. Oh, può sempre funzionare quella strategia. Devi avere fortuna. Abbiamo ancora la possibilità di rubargli PA, quindi andiamo di Grimorio così gli abbassiamo le difese. E tu caricali. Sembra lo zio vecchio che c'ha il panzotto. Dio mio.
Perfetto, brava Meredith. Ah, avvelenato. No. Non ci provare. Lei deve sopravvivere. Sta animazione qua è strabella. Vado un'altra volta di Grimorio perché tanto moriremo con entrambi. E tu vai di batteria. Questo giro purtroppo lo sapevo. Oh merda. Merda. È rimasta... Urca troia. Che sbotta incredibile che ci ha tirato. Oh, a questo giro te lo concedo. A questo giro te lo concedo. È la tua vittoria questa. Complimenti, sei l'unico capitano che è riuscito a farmi qualcosa. Va bene, te lo concedo. Sei la mia prima e unica sconfitta di questi rematch tu. E a questo giro sai che ti dico, dobbiamo fare fuori subito uno dei due. A questo giro non ci conviene andare in coppia. Uno dei due deve morire prima dell'altro. Dobbiamo impedirgli la fusione o farla anche noi. Se noi facciamo la fusione abbiamo più resistenza ovviamente. A questo giro dobbiamo andare molto più lenti, molto più cauti. Dobbiamo far sì in realtà che il suo malabardo resti in vita. Se il malabardo mi rimane in vita, per noi è un vantaggio. La verità è che entrambi sono mega resistenti e hanno un sacco di vita. Tutti e due hanno veramente un sacco di vita. Uraganizza. E uno è andato, l'altro sopravvissuto, ma almeno in Berserk. Va benissimo, va benissimo. L'importante in realtà è fare in modo che muoia Giuda se non l'altro a questo punto. A questo punto a me va benissimo se uno sopravvive e l'altro no. Se ci concentriamo solo su uno la cosa va meglio per noi. Basta che sopravviviamo ancora un turno, in realtà la cosa mi va meglio. No, niente. Ok, non importa. Va bene così. Perché te lo ripeto, sei tu che devi morire. L'altro, se mi rimane in vita, a me va benissimo. Perché così niente fusione. Sì, fai pure. Aia, lascia stare la mia signora, faccia di merda. Perfetto. E Giuda ci saluta. Hai resistito più di quanto pensassi. Niente male. Lo ben so. L'importante, guarda, che era che non avere la combinazione di loro due. Perché se loro due mi sono due piante, a me cambia relativamente un cacchio. Potenziamo CPA. Ora dovremmo riuscire a fare questo combattimento in modo più tranquillo. Però in realtà credo proprio che cercherò un modo per renderlo ancora più tranquilla la cosa. Potere fusione. Uff. Ok, dai che siamo sopravvissuti a questo giro. Sì, curarsi e barare, ma chi se ne frega. Lo fa lui, lo faccio io. Lui, cavolo, è stato l'avversario più duro. Onesto, lui è stato l'avversario più duro. Che ci costringe anche a usarla la fusione a sto giro. E guarda, ti do anche lo stato scottatura. Vaffanculo. Ah già, è vero che lui si potenzia col fuoco. Mannaggia, me l'ero dimenticata sta stronzata. Sta stronzata me l'ero totalmente dimenticata. Bravo. E allora lo uso io il potere fusione a sto giro. È stata una vittoria molto combattuta questa. È stata molto 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 combattuta. Te lo concedo, sei stato l'avversario più fastidioso. Questa volta credevo di aver considerato tutti gli scenari possibili. E l'hai fatto, sono io che ho considerato i tuoi di scenari. Ho perso di nuovo, ma non verserò lacrime per questo. Piangere è uno spreco di liquidi corporei. Io non sono a corto di razioni di acqua. Mi sembra giusto. E prendete me parte 2, finita.